Senza organizzazione fallirai. Grandi guys, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente mi vedete di nuovo nella location, la mia primissima location, dove sono sempre stato, dove ho iniziato i miei primi video l'anno scorso, quelli sul business, un po' più seri, non più sul gaming. Quindi, perché sono qua oggi a fare questo video? Se avete visto i video precedenti, anzi adesso mi metto pure bello comodo. Ve lo lascio qua nell'info box, se ho di qua o di qua dove ce l'hai. Il video precedente che ero in macchina, non sono più in macchina, sì, sono in macchina, viaggio sempre, però in questo momento ho voluto prendermi un attimo, fare a casa e vi spiego tutto quello che è successo nell'ultimo periodo. Da quando vi ho fatto quel video che ero in macchina, vi ho spiegato che era un momento un po' giù, un momento un po' non dei migliori, ho avuto un po' di situazioni non tanto carine nell'ambito della vita, del lavoro, di tutto. Però sono qua di nuovo a riprendermi un po' di tutti quelli che sono i miei obiettivi, quello che è la mia vita, diciamo. Vi spiego un po' quello che è successo nell'ultimo periodo. Diciamo che ho avuto un po' di situazioni lavorative, diciamo che avevo iniziato un nuovo lavoro, poi le cose non sono andate come mi auguravo, come dovevano andare. Quindi sono di nuovo lasciato il lavoro, quindi adesso sono principalmente. Per questo mese qua, diciamo, per questo mese tra dicembre e gennaio, full sull'online. Quindi mi programmerò molti video di YouTube, andrò avanti con TikTok, diciamo che porterò un po' di content, ho idea di farmi il mio sito web, ho idea di avere nuove creazioni. Questo titolo è partito con. Ah, sì, c'era anche l'ambito della vita, ma quello sulla vita ovviamente è una cosa un po' più privata, diciamo che la tengo molto per me. Però diciamo che sono felice un po' di tutto come sta andando nell'ultimo periodo e le cose, diciamo che tutto accade sempre per il nostro meglio, accade sempre per il meglio. Quindi tutto va a migliorarsi, tutto si risolve e tutto si migliora. Ritorno un po' al momento prima dove vi dicevo del titolo, dell'organizzazione. Senza un'organizzazione fallirai. Ho sperimentato sulla mia pelle in questi mesi qua che non avere un'organizzazione, ma poi. Molti pensano che un'organizzazione ci vada un megafoglio, un qualcosa di enorme, che devi avere un milione di progetti, tante cose. Molte volte arriviamo con tante cose nella testa. Abbiamo tanti progetti, voglio fare questo, voglio fare l'altro e ci incasiniamo prima ancora di partire. Quindi, perché incasinarsi quando si hanno mille, mille cose? Ho imparato a spese mie, perché purtroppo l'ho imparato sulla mia pelle in quest'ultimo periodo, che. Avendo tante cose nella testa, vai a risolvere un bel niente. Avevo tanti progetti, tantissime cose, ho detto adesso faccio questo, adesso faccio l'altro. Avevo tutto il tempo che volevo. Lavoravo part-time e tutto. Avevo tutto il tempo che volevo, ma se quel tempo, adesso arrivo a fare un discorso specifico che vado poi a raccontarlo in un video, a presentarlo bene in un video. Se tu vai a prendere tanti di quei progetti, quindi ne hai tanti, vai a splittare tanto le tue energie su tanti progetti e il tempo è già limitato, sicuramente fallirai. Finito. Non voglio stare a metterti brutte intenzioni, cattive cose, ma se tu hai tante cose che stai portando avanti, sto portando avanti e questo e l'altro progetto, un altro, aspetta, c'ho tempo, sì, dai, aggiungiamo ancora un altro progetto. Fallirai. Fallirai in tutto. In tutto, non arriverai nemmeno a farne uno. Non te lo dico per cattiveria, per buttarti giù, perché non prendere al massimo questo video, poi ognuno ha la sua idea, ha il suo modo di pensare e tutto. Vai solo su un progetto, ti focalizzi solo su un progetto. Cosa ho imparato adesso? Che voglio andare solo su un progetto, voglio ricominciare a fare video su YouTube, per esempio, vi faccio la mia idea. Benissimo, cosa ho ripreso in mano dopo mesi? L'agenda cartacea. Sembra un'agenda, ma questo vi salva la vita. Questa agenda, con tutto segnato, vi salverà la vita. Perché vi salverà la vita? Vi dico cosa bisogna fare. Proprio specifico come ho fatto io, sono diretto. Prendi tutti i progetti che hai in testa. Ok? Quanti ne hai? Una ventina, una trentina, 10, 20, 30? Prendi tutti i progetti, quello che vuoi fare. Voglio fare video su YouTube, voglio fare video su TikTok, voglio caricare più foto su Instagram. Voglio, non so, giocare a quel videogioco. Voglio, creare questo contenuto. Voglio fare questa invenzione. Voglio migliorare un mio progetto. Voglio migliorare il mio sito web. Per esempio, voglio migliorare la qualità dei miei video. Prendi
esempio, adesso fatemi sapere anche nei commenti cosa ne pensate. Ho iniziato di nuovo a utilizzare le AirPods per fare video almeno in alta qualità. Voglio fare video almeno in 1080 e soprattutto con grande qualità. Ho messo di nuovo il Circle, sto riprovando a riprogrammare un po', a riposizionare il mio Circle LED per la luce. E ritorniamo di nuovo al video. Mi sto perdendo un attimo e l'agenda, quindi avete i vostri 20 progetti. Perfetto. Penna, rigorosamente blu. Prendete e scrivete tutti i progetti, tutti sopra. Non dovete realizzarli dall'oggi al domani. Prendete i progetti, metteteli su carta e iniziate a realizzarne uno alla volta. Uno. Non importa se questi progetti vanno nei mesi, settimane, anni. Tu ce l'hai segnati qua. Ti toglie già un po' di confusione dalla testa. Perché te lo dico? Perché tu nella testa inizi a pensare a tutti i progetti. Mettendoli su un foglio, te li scarichi tutti, quindi non vai più a tenerli nella testa, ma ce l'hai su un foglio di carta, quindi non hai quella paura che ti dimentichi. Per esempio, vi faccio l'esempio di ieri. Ieri volevo registrare tanti video, ne avevo un botto in testa di registrare. Oggi vado a segnarmeli, poi quanti ne devo andare a realizzare? La metà, perché dico, ah no, aspetta, questo posso unirlo insieme a questo video, posso metterlo insieme a un altro. Quindi, ragazzi, prendete un foglio di carta, questo è quello che mi ha salvato la vita in questi mesi. Segnatevi tutti i progetti e segnatevi un arco temporale di cui volerli realizzare. Poi, ovviamente, è tutto che magari non lo realizzate subito, ci andrà, magari alcuni vi portano un po' fuori dei tempi, diciamo, questo magari mi ci vuole più tempo, l'altro più tempo, più energie. Non importa, iniziate però a programmarlo, a liberare un po' di spazio dalla vostra mente. La mente. Vi dico proprio anche questa tips, la mente non è fatta per il multitasking. Certo, con l'allenamento un po' si riesce, un po', è un'idea che ci vogliono mettere in testa. Il multitasking non serve a niente, se non a complicare le cose. Certo, c'è chi è più bravo, c'è chi meno è bravo. Io, per esempio, sono una persona che fa molta fatica nel multitasking, a fare più cose assieme. Però, quando mi focalizzo su una cosa, la prendo e la faccio, la porto alla fine. Non esiste che la lascio a metà. E no, aspetta, la riprendo. Sì, posso riprenderla più volte, ma se questo io voglio arrivare qua, prendo e mi faccio tutto il percorso fino alla fine. Posso tralasciarlo un po', mi dispiacerà un po', ma prendo e lo porto fino alla fine se l'ho deciso. Quindi, ragazzi, questo è un po' un nuovo inizio del canale, una ripresa un po' di tutto. Voglio creare tanti video, tanti contenuti. Ho già una grande scaletta per il 2022. Voglio fare anche un video di grande ringraziamento del 2021, prima che finisce l'anno. Questo, prima che vedete questo video, oggi che lo sto registrando è mercoledì, quindi lo vedrete giovedì 23, giorno prima di Natale, poi uscirà anche un video speciale per Natale, giusto una tips. Grandi guys, noi ci vediamo in un nuovo video. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti, un bel commento fa sempre piacere. Noi ci vediamo al prossimo video. Grandi guys.